Non riesce a sbloccarsi l'Amen Scuola Basket Arezzo, che viene battuta a San Lorentino anche dalla PL Livorno con il punteggio di 89 a 69. Gli Amaranto hanno subito il break ospite nel primo quarto e non sono riusciti poi a reagire prima dell'intervallo, tanto che il divario tra le due squadre è andato ad ampliarsi fino al 27 a 48 dell'intervallo. Tra gli ospiti, ottima prestazione di Burgalassi e dell'Agnello, con Biancani, che invece si è reso protagonista di una seconda parte di gara molto positiva nel momento più importante. L'Amen, infatti, al rientro dagli spogliatoi è riuscita a rimontare qualche lunghezza di svantaggio. Peruzzi ha piazzato tre triple che avvicinano le due squadre. Purtroppo, però, gli Amaranto non hanno il guizzo definitivo per riaprire il match. Così il vantaggio della PL rimane oltre 10 punti di vantaggio quando, nell'ultimo minuto di gioco, l'estremo tentativo aretino veniva punito dagli ospiti che chiudevano la partita sull'89 a 69 in proprio favore. Nota positiva per l'Amen la prestazione di Scrocca, chiamato all'ultimo momento a sostituire Nencioli infortunato. Sabato prossimo trasferta Certaldo contro la Virtus, sconfitta nell'ultimo turno a Carrara. Gigi Veoni, coach da questo turno, chiaramente una partenza non eccessivamente positiva, ma contro la prima della classe non potevamo pretendere di più. Molti, diciamo così, miglioramenti si sono visti non soltanto nel gioco, ma anche nel punteggio, nella percentuale di realizzazione. Sì, sicuramente c'è da essere contenti dal punto di vista dell'intensità, diciamo della dignità dei ragazzi che hanno messo in campo. Per quello c'è da essere sicuramente contento. Certo, perdere non fa piacere a nessuno, non è che siamo scesi in campo per oggi per essere contenti di perdere di poco oppure di perdere di tanto. Il nostro obiettivo era vincere, però chiaramente una settimana di allenamento con dei nuovi giochi, con delle nuove cose, sicuramente c'è da essere sicuramente contenti, però è un punto di partenza che non c'è far accontentare di fare la nostra presenza in campo per perdere di poco o fare dei sparring partner per gli altri. Dobbiamo cercare di mettere in campo sempre più cose per cercare di vincere e di stare bene in questo campionato, perché sono sicuro che ci possiamo stare tranquillamente in questo campionato e fare la nostra figura.